Buonasera a tutti, ben arrivati, grazie di essere con noi. Armando Massarenti, avrò l'onore di intervistarlo. Ci mettiamo comodi, staremo insieme, insomma, il tempo che vorremo, il tempo che sarà necessario. Avete impegni? No. Ok. Allora, il libro che presentiamo, forse addirittura potrei stare senza microfono, ma comunque, il libro che presentiamo è questo, quello, Come siamo diventati stupidi, una immodesta proposta per tornare intelligenti. Non so che effetto vi fa questo titolo, può incuriosire, può spaventare, può irritare persino. Soprattutto immagino che imponga una domanda, in che senso siamo diventati stupidi e a chi si riferisce? Buona domanda anche questa. In che senso, chi è diventato stupido, in che senso, magari anche quando, magari anche cosa si può fare per tornare indietro, sono le domande che affronteremo. Forse possiamo partire, Armando, dalla prima, che cosa significa, cioè in che senso siamo diventati stupidi. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Filippo Giannuzzi per l'invito. Lector in Fabula è un festival veramente notevole che mi ha attratto moltissimo, è la prima volta che ci sono, perché l'altra volta in realtà avevo partecipato a Lector in Scienza e devo dire che c'è un legame tra il fatto di parlare di scienza e di parlare di qualche cosa che è in fondo una narrazione, cioè il mio libro vuole essere un libro filosofico che però ha un suo andamento, diciamo, un suo ritmo di tipo narrativo, ma che vuole immergerci subito in qualcosa che ci coinvolge tutti. Cioè, infatti il titolo è intanto assertivo, come siamo diventati stupidi, chi? Noi, cioè noi tutti, dobbiamo interrogarci, il punto di domanda ce lo mettiamo dopo, il titolo è assertivo perché vuole essere anche un po' ironico, come ironico è il sottotitolo, una immodesta proposta per tornare intelligenti, cioè tutte le parole non sono scelte a caso, perché la proposta non può essere che immodesta, perché chi più, può essere più immodesto di chi vorrebbe in qualche maniera spiegare al mondo cos'è l'intelligenza, cos'è la stupidità, no? Cioè, quindi ovviamente chiunque si definisca modesto, infatti Swift, insomma, ovviamente avete capito che il riferimento era Jonathan Swift, la modesta proposta, è chiaro che modesto anche lì era in senso assolutamente ironico, qui è doppiamente ironico. Ovviamente parlare di modestia è qualcosa di contraddittorio, come parlare di generosità, o di, ci sono alcune virtù delle quali è difficile parlare se non contraddicendosi in maniera plateale, facendole diventare qualcosa che è il contrario, che è il contrario della virtù. Quindi, come siamo diventati stupidi, vuole dirci che c'è un processo che ci ha portati ad essere più stupidi, perlomeno, di quanto eravamo un tempo. Allora, intanto molto generosamente Mario Caligiuri poco fa nell'altro incontro che hanno fatto sulla security ricordava appunto che in realtà noi siamo diventati molto intelligenti, cioè la cosa di cui non ci rendiamo conto è che quando noi usiamo i nostri telefonini, usiamo i computer, oppure siamo in una città, in una grande città, ma anche non solo una grande città, in qualunque tipo di organizzazione moderna, o quando usiamo persino degli elettrodomestici, esercitiamo delle forme di intelligenza che non sono scontate, che una volta non c'erano. E quindi, in realtà, la prima domanda, il mio libro è fatto di tanti rovesciamenti, per cui non si capisce bene se prima siamo stupidi, siamo intelligenti, siamo le due cose insieme, c'è tutta una dialettica, diciamo, che si sviluppa nel libro, e per cui la prima cosa per non essere troppo stupidi è pensare che non è che c'era un'età dell'oro in cui noi eravamo tutti intelligenti, poi siamo diventati tutti stupidi. In realtà dovremmo chiederci anzitutto com'è che siamo diventati così intelligenti. E questa cosa è misurata nella maniera più
più chiara da una delle analisi dei dati più consolidate, che è quella del cosiddetto effetto Flynn. Che cos'è l'effetto Flynn? È l'effetto Flynn che ci fa vedere che noi siamo diventati sempre più intelligenti nell'arco di un secolo e poco più, perché da quando esistono le misurazioni dell'intelligenza, col quoziente di intelligenza, criticatissimi i test di intelligenza, per carità, poi dopo però si può anche imbastire una difesa ragionevole dei quozienti di intelligenza, perché comunque è importante. Da quando si è pensato, 1904, Binet in Francia, che incomincia a misurare l'intelligenza dei ragazzini, perché? Perché esiste una scolarizzazione di massa, quindi si capisce che ci sono alcuni che sono più bravi, meno bravi, si vuole anche fare qualche cosa in questi termini, poi è contraddittorio, quello che si è fatto non è quello il tema, però intanto si è misurata l'intelligenza. Ogni 10 anni, dal 1904 fino a grosso modo il 2004, l'intelligenza è aumentata, l'intelligenza nelle società che mano a mano si sviluppavano, società industrializzate, società soprattutto appunto nello sviluppo, diciamo, economico e sociale delle società, aumentava di ben 3 punti ogni decennio e di 25 punti ogni generazione. Quindi pensate, tantissimo. Cioè, questo significa che se uno del 1990 faceva fare i suoi test a uno del 1970, questo qui aveva di netto, subito di base, 6 punti in meno, cioè così, solo perché era di quell'altra generazione. Cioè, quindi vi rendete conto che effettivamente c'è stato una grande... Adesso tutti i fattori... Poi sono però analizzati. Negli anni 2000 accade, esatto, qualcosa. Allora il titolo mi è venuto in mente pensando a questo, non solo a questo, che a un certo punto, guarda caso, quando internet ha incominciato a svilupparsi in maniera piena, ad essere fortemente sviluppato, è incominciato a decrescere. Questo non vuol dire che siamo diventati stupidissimi, cioè semplicemente questo aumento dell'intelligenza non c'è più. Ora, tutte queste cose che vi sto dicendo vanno prese con le molle, perché bisogna poi analizzare, dire, eccetera, ci sono state critiche, controcritiche, eccetera, eccetera. Però è una buona ipotesi quella di pensare che l'intelligenza qualche scossone l'ha subito. Allora, questo è uno dei motivi per cui ho intitolato il libro. Poi ce n'è un altro, se vuoi poi ne parliamo. No, ne parliamo anche subito. Volevo soltanto fare una piccola parentesi con una domanda, diciamo, un po' pop. La questione degli smartphone per gli under 14, no? Ma tu hai una posizione... Io, per esempio, no. Ma tu hai una posizione definita? No, non è che io ho una posizione definita. Allora, tutto quello che io scrivo nel libro, almeno cerco di fare in modo che sia ultra certificato. Questa questione degli smartphone, c'è proprio un autore che è uno dei miei prediletti, perché ci sono un sacco di autori, a me piacciono gli autori che se non serverebbe dal titolo del libro, ma mi piacciono gli ottimisti. Ci sono dei personaggi, una serie di autori che predicano un ottimismo razionale e dicono sostanzialmente: noi abbiamo un'immagine negativa della società, di quello che noi facciamo, del mondo, un'immagine iperdrammatica dettata, infatti c'è molto analisi dei media in questo libro, è un'immagine iperdrammatica che però non è del tutto giustificata, perché in realtà il mondo è molto meglio di come noi ce lo immaginiamo, perché noi ce lo immaginiamo col filtro dei media, le televisioni, i giornali e anche internet, che non possono far altro che enfatizzare le notizie negative. Non c'è verso, cioè non c'è modo di costruire un sistema dell'informazione che non faccia sì che ciò che fa notizia è negativo. E questo induce una forma... E anche sulle mentale... buone notizie, che sono un genere giornalistico recente, abbastanza diffuso ormai, pensa al supplemento, sì, del Corriere. Anche su quello però c'è una, come dire, una drammatizzazione, sì, della buona notizia, nel senso che viene dipinta, sì, come fenomeno eccezionale, ecco, e non inserito in una dinamica che può essere di, sì, normalità. In realtà di positivo spesso c'è la norma. Io adesso mi diverto a riportare dei questionari che fanno capire che abbiamo un'immagine troppo... Non so, per esempio, faccio un esempio di una delle domande che c'è in questi questionari. C'era un signore, si chiamava Rosling, che ha
proprio per anni e anni studiato, ha scritto un libro che ha anche un titolo molto interessante, perché si intitola Factfulness, come mindfulness, cioè i fatti ti possono, diciamo, rassicurare, adesso non che non esistano le tragedie nel mondo, non che ci sia niente di negativo, che qualcosa di negativo ovviamente c'è, ci sono le guerre, ci sono un sacco di cose, ma lui fa un questionario che poi sottopone anche persone informatissime che hanno tutti i dati e tutte, anche queste sbagliano, cioè Bill Gates, l'ha fatto a Bill Gates. Quante sono secondo voi le ragazze, le donne che nel mondo vanno a scuola e arrivano fino alla fine delle superiori? Se io dico, adesso non mi ricordo esattamente, non so, 30%, 40%, 70%, provate a dire secondo voi quante sono. Ecco, infatti sono il 70%, perché noi non pensiamo che sia così, che il mondo in fondo sia bello, vada avanti, ci sono dei progressi, ci sono, ecco, insomma, questo era solo per fare un esempio. Ho ritrovato la pagina, per esempio un'altra: negli ultimi 20 anni la proporzione della popolazione mondiale che vive condizioni di povertà estrema, A, è quasi raddoppiata, B, è rimasta più o meno invariata, C, si è quasi dimezzata. Adesso però il trucchetto... Si è quasi dimezzata, era C. Ecco, se avessimo fatto per prima questa domanda... Comunque questo qui era fatto di 13 o 14 domande, di cui praticamente diceva Rosling, tutti sbagliano tranne su una, che è quella sul cambiamento climatico, che in fondo forse... cioè sul fatto che effettivamente il cambiamento climatico ha un aspetto... negativo, che è stato molto divulgato e che effettivamente è più realistico di delle altre notizie, no? Cioè questo aspetto negativo l'abbiamo visto oggi, temporale di oggi, tutto sommato adesso quando vediamo degli eventi estremi, oggi per fortuna non era così estremo, ma ci viene in mente che forse qualcosa di vero, no? nell'aspetto antropico del cambiamento climatico ci sia, nelle cause antropiche del cambiamento climatico ci sia di vero. Ecco. Dicevi di un secondo motivo legato al titolo. Sì, il secondo motivo è che si cambia completamente capitolo, cioè nel senso che questo libro si riferisce, devo dire anche il titolo piace a persone intelligenti, ovviamente, no? Cioè, nel senso che uno, le persone intelligenti dicono siamo diventati stupidi, forse è vero, le persone più acute e più, forse c'è in qualche modo, è vero. Perché è vero? Ma bisogna vedere, ci sono tanti libri sulla stupidità, no? Si noti che molti di questi, compreso quello più celebrato, che è un capolavoro di scrittura, che è quello di Carlo Cipolla, Allegro non troppo, Le leggi fondamentali della stupidità, però hanno un sottotesto che a me non convince molto, cioè che scrivere un libro sulla stupidità significa individuare gli stupidi e distinguerli dagli intelligenti, no? Quello che io voglio fare è invece mostrare che sono gli intelligenti che covano una serie di aspetti della stupidità e che, anzi, poi ormai le scienze cognitive ce lo hanno mostrato in maniera chiarissima, c'è un elemento di... pensate al subconscio di Freud, no? Il subconscio di Freud era una cosa che non aveva molto a che fare con l'intelligenza. Invece... ci sono forme di subconscio e di intuizioni di fondo che molto hanno a che vedere con l'intelligenza, che spesso ci aiutano a fare le cose giuste, a dire le cose giuste, ma che anche altrettanto spesso ci spingono a fare delle cose sbagliate. Quindi la cosa interessante è vedere vedere quanto è stupida l'intelligenza, o meglio, quanto siamo stupidi nell'esercizio dell'intelligenza. Quello che Massarenti dice è, secondo me, il pregio migliore del libro, cioè, in questo libro non c'è nessuno snobismo intellettuale, assolutamente, non c'è nessun giudizio di nessun tipo verso la stupidità, c'è anzi alla fine una distinzione interessante fra stupidità e stoltezza, ne vuoi parlare brevemente? Beh, questa è la parte, diciamo, ancora più filosofica del libro, cioè il libro va per gradi. Prima però non ho detto qual è il tipo di stupidità che ha ispirato il secondo tipo, che è la politicamente corretto. Perché
una delle minacce soprattutto del sistema americano è qualcosa che era nato in realtà come una cosa interessante e anche molto giusta dal punto di vista dell'affrontare le differenze sociali e quindi dell'affrontare il tema generale che anche Mario Caligiuri ha affrontato oggi della giustizia sociale. Cioè ci sono delle minoranze svantaggiate, i neri, gli ispanici, le donne, eccetera, eccetera. Quindi una serie di i gender studies e i cultural studies in generale sono partiti verso la fine degli anni Ottanta con questo, solo che poi la cosa è degenerata in una serie di codici morali più o meno espliciti che nelle università americane, soprattutto quelle umanistiche, bloccano qualunque tipo di discussione, perché ci si sente inibiti nel dire qualunque cosa, soprattutto nei temi più interessanti e più spinosi. Per esempio sfido chiunque oggi a discutere su israeliani palestinesi, perché insomma diventa una cosa devastante in quel contesto, oppure non so, ci sono differenze tra il cervello maschile e il cervello femminile, noi non abbiamo paura di avere paura di studiare queste cose, poi le discutiamo e vediamo di che si tratta, cosa c'è di scientifico, cosa c'è di ideologico, cosa c'è, ma invece c'è la paura di affrontare temi di questo genere, perché ci sono dei codici che bloccano e c'è una suscettibilità estrema, per cui c'è sempre qualcuno che si offende. Allora, in questa situazione qui cosa si uccide? Si uccide il pensiero critico, cioè la possibilità di appunto sostenere una tesi, mostrare quanto è solida dal punto di vista scientifico, dai dati, no? Eccetera, eccetera, e poi discuterla, ma non su una base ideologica, non perché, cioè se uno mi viene a dire, faccio un esempio reale che c'è nel libro, perché riguarda proprio quel Flynn che ha dato il nome all'effetto Flynn, lui come ha scoperto questo effetto? Lui stesso era sorpreso quando ha visto i dati, ha detto, ma ha confrontato questi dati, ha detto, ma qui c'è un aumento dell'intelligenza. Ha iniziato a studiare i quozienti di intelligenza perché c'era un dibattito fortissimo, infuocatissimo negli Stati Uniti, che è partito da un libro di un tale Jensen nel 1968, poi è continuato negli anni Ottanta con un libro che si chiamava The Bell Curve, dove si sosteneva che i neri avevano un quoziente di intelligenza più limitato rispetto a quello dei bianchi. Lui, che era uno di sinistra, pensate, tra l'altro questo James Flynn, sconosciuto in Italia, ma è uno dei grandi filosofi del Novecento, era stato cacciato, era uno di sinistra, a riprova di ciò, era un socialista liberale, diciamo, come genere, un po' la Orwell, è stato cacciato dal maccartismo, cioè nel senso come un pericoloso comunista, no? Meglio morti che rossi era la cosa, ed è andato in Nuova Zelanda e lì ha fatto tutta la sua grande carriera. Lì, insomma, tra le altre cose, si mette a studiare il quoziente di intelligenza e mentre i suoi, diciamo, amici, compagni che la pensavano come lui hanno attaccato brutalmente questi libri, tacciandoli immediatamente di razzismo, e in effetti qualche cosa di questo c'era, lui ha detto, però prima cosa io voglio vedere se questi studi sono fatti in maniera con un metodo serio, dal punto di vista scientifico, e ha scoperto che effettivamente i dati erano del tutto affidabili. Quello che era sbagliato era l'interpretazione. Quindi, cosa ne veniva fuori? Che lui ha criticato tutta la parte interpretativa sostenendo che sì, è vero, si riscontravano queste differenze, ma che non era una questione genetica, ma era una questione, era un miscuglio di geni e ambiente, come è sempre in queste cose qua. Non è che è tutto genio, tutto ambiente, cioè, e nel caso dei neri chiaramente l'ambiente contava moltissimo, no? Però così come nella popolazione bianca ci sono persone geneticamente avvantaggiate da vari punti di vista o che hanno differenze, insomma, comunque di un certo tipo, ma non è che tutti bianchi ce le hanno, tutti i neri ce le hanno, sono mescolate queste differenze in maniera equa tra le varie Credo che categorie. Queste poche righe che vi leggo appartengono proprio a una citazione di Flynn che dice: la libertà di parola può spesso offuscare la verità, ma l'unica alternativa è molto peggiore, determinare la verità attraverso una lotta per il potere, una prova di forza o la capacità di infliggere il massimo della sofferenza. Cioè lui riconosce
che la libertà di parola estrema, quella criticata per esempio da Umberto Eco, no? In quella in quel famoso passaggio sui nuovi mezzi, può offuscare la verità, però dice non c'è alternativa. Dunque, alla libertà di parola. Sì, il libro non è serioso come sto per essere adesso io, infatti c'è un capitolo che si chiama Gli scemi del linguaggio globale, perché si riferisce appunto a questa citazione di Umberto Eco che diceva un tempo c'erano le chiacchiere da bar, uno andava un po' brillo al bar, sparava delle cavolate assurde, però la cosa finiva lì. Oggi invece c'è la rete e quindi torniamo al motivo precedente, per cui siamo tendenzialmente abbiamo una palestra di stupidità molto più sviluppata di un tempo, e appunto c'è la rete, per cui la voce di queste chiacchiere da bar sono simili, sono messe sullo stesso piano di un premio Nobel, no? Quindi non si Ma riesce tu che più rapporto a hai con le chiacchiere da bar? Ti fanno innervosire? No, le chiacchiere da bar vanno benissimo. Allora, per dire che non ho nessun moralismo rispetto alla stupidità, voi avete visto Inside Out 2? Ecco, Inside Out 2 ha una cosa tra le varie isole del carattere, a quello della stupidera. La stupidera è fondamentale nella psiche umana, non è che sia una cosa... Cioè, però un conto è lasciarsi andare alla stupidera in queste isole appunto della personalità, del carattere, fare in modo che agisca quando è giusto che agisca, e un conto è che agisca impropriamente in tutte le sfere in cui in realtà non è ben accetta, no? Tant'è che appunto il personaggio di Inside Out 2 fa vedere bene quando è giusto che agisca la stupidera e quando invece deve agire il controllo, la razionalità, insomma, e comunque c'è questo equilibrio delle passioni. Tra l'altro ieri sera c'era Ginevra Bompiani che ci ha fatto una bellissima lezione sul perché le passioni producono conoscenza. Effettivamente passioni e conoscenza sono legate strettissimamente. A me, sentendola ieri sera, veniva in mente, non so se quanti di voi c'erano, insomma, mi veniva in mente quando lei parlava di illuminismo, non avendone una grandissima simpatia, invece questo libro è un libro assolutamente che prende lo spirito proprio anche come scrittura dagli illuministi, insomma, la Voltaire, la Diderot, eccetera. A me veniva in mente un grande illuminista, Hume, che diceva che la ragione è e deve essere schiava delle passioni, e questa è proprio la tesi di Ginevra Bompiani, pari pari. E poi c'è un'altra citazione carina di Hume che dice che la ragione è una passione calma. Cioè, allora, quindi, è come se noi, tornando alla questione delle chiacchiere da bar, noi possiamo divertirci, infervorarci, ridere, poi la risata è un qualche cosa che non è semplicemente qualche cosa di, non riguarda qualche cosa che davvero fa ridere. Cioè, di solito è una questione, riguarda una forma di socialità dentro la quale non ci si prende tanto sul serio. Quindi quella è una cosa assolutamente fondamentale. Però in tutto questo esercizio delle passioni c'è una passione calma, che è un po' quella che aleggia nel libro, che insomma spegne un po' le cose pericolose e mettere, insomma, come da lunga tradizione filosofica, insomma, da Platone in avanti. Stiamo toccando vari argomenti sui quali magari ritorneremo, quello per esempio dei quozienti di intelligenza, che è interessante, ci ritorniamo senz'altro. Un altro toccato è quello delle differenze fra i cervelli, no? Si citava Flynn sulla questione così scivolosa perché è legata alla razza, quella forse altrettanto scivolosa legata alla distinzione di genere fra uomo e donna. Ce n'è un'altra legata alle passioni politiche, perché a un certo punto il libro dice, citando uno studioso che si chiama John Jost, pronuncio bene, che esistono modi diversi tra gli elettori di destra e di sinistra di atteggiarsi riguardo ai temi della politica, ed esistono secondo questi studi differenze cerebrali tra elettori di destra e di sinistra. In generale gli elettori di destra tendono a mostrare un'attività cerebrale più pronunciata nelle aree associate all'ordine, alla tradizione e alla sicurezza. Queste aree includono diverse parti del cervello, e va bene. Gli elettori di sinistra invece tendono a mostrare un'attività cerebrale più pronunciata nelle aree associate alla novità, alla creatività e alla compassione. Allora mi venivano due
la prima domanda è un po' più seria, ma non è che questi studi, diciamo, prendono atto di quel che vedono piuttosto che spiegarlo? E poi esisterà un cervello di centro? Ma no, questo mi è venuto di pensare, se esiste un cervello di centro. Caspita, questo mi spiazza molto. Questa. Sì, no. Allora, intanto tutti questi studi che riguardano il cervello pongono il problema se è nato prima l'uovo o la gallina. Esatto, no? Cioè, quello che volevo dire. Non si capisce se il cervello era già di destra o di sinistra fin dall'inizio e poi si è sviluppato in quel modo lì, oppure se a furia di essere di destra o di sinistra si sviluppano più di più quelle parti lì. Questo davvero, no, lo dico seriamente, sembra una barzelletta, però è così. Quasi tutti gli studi sul cervello pongono questo tipo di problema, il che non significa che non siano molto interessanti, no? Perché ci fanno capire che il nostro cervello è molto, cioè insomma ha delle caratteristiche che si vedono in maniera molto chiara, però nello stesso tempo anche molto malleabile. Una cosa interessante, c'è un altro studioso che io cito e che è un studioso importantissimo perché riguarda anche la questione dei telefonini dei 16 anni, che è Jonathan Haidt. Jonathan Haidt è uno psicologo importantissimo, uno grande sperimentatore, ha fatto esperimenti di tutti i tipi, sono 40 anni che fa una serie di studi, uno psicologo sperimentale, e che ha scritto nel 2012 un libro che si chiamava Writer's Mind, in inglese, cioè la mente di destra, che in italiano è stato tradotto come menti tribali, giustamente, perché il gioco di parole non veniva fuori, ma però sostiene, non è un libro contro le menti di destra, cioè lui è un democratico, chiaramente, ma è uno studioso della tavolozza morale che sta dentro queste menti, quelle di destra e quelle di sinistra, e dice che quelli di destra in realtà vincono più spesso le elezioni, negli Stati Uniti perlomeno, perché hanno una tavolozza più larga, cioè nel senso che ci mettono dentro anche tutta una serie di cose che i democratici di solito eliminano, compreso appunto, non so, la famiglia, i legami familiari, la tradizione, insomma, hanno una tavola, al contrario di quanto tenderemmo a pensare, no? Cioè, e quindi diceva, signori, se vogliamo che a un certo punto le campagne elettorali abbiano un'efficacia maggiore, bisogna tener conto di questa tavolozza più ampia. Ma lui è importantissimo, ecco, è uno di quegli ottimisti di cui citavo prima. Ecco, io spesso faccio le prove Pangloss durante il libro, ecco, tra le cose ironiche che ci sono nel libro, possiamo essere ottimisti senza cadere nel, vi ricordate, nel Candide c'era quello che credeva, che diceva che leibnizianamente viviamo nel migliore dei mondi possibili, e lo ripeteva ossessivamente. Allora ogni volta che io cito un ottimista gli faccio la prova Pangloss, perché la deve superare brillantemente. Jonathan Haidt è uno di questi, ma proprio un grande ottimista come lui, un grande analista del pensiero, a un certo punto ha scritto un libro che peraltro non era ancora uscito quando io stavo scrivendo il libro, ne avevo letto delle parti in anticipo, che è La generazione ansiosa, che adesso è uscito anche in italiano, un tempo di record, è uscito in America a giugno e in Italia adesso praticamente. La generazione ansiosa è proprio la generazione di quelli che sono nati quando già c'era lo smartphone, sostanzialmente hanno usato lo smartphone già da piccolissime, ed è drammatica la situazione. Cioè lui ha riconosciuto, lui che è un ottimista tendenzialmente, la drammaticità dell'uso precoce dei telefonini. Allora ti dico una cosa, così faccio capire anche un po', approfitto del parlare di Jonathan Haidt nel libro per dire anche che cosa perdono questi ragazzi, oltre ad avere grossissimi problemi psicologici. La causa sostanzialmente è la perdita proprio dell'infanzia, cioè la perdita del gioco nell'infanzia, la perdita della socialità del gioco, o dello stare all'aria aperta, o del rincorrersi, o cose di questo tipo.
E io ne approfitto lì per introdurre un altro tema del libro, che è quello della di una idea di cultura di cui dobbiamo noi riappropriarci, ed è un'idea di cultura che io così associo a Huizinga, quindi a Homo Ludens, perché lui, Homo Ludens, aveva proprio questa intuizione di fondo che per una educazione, diciamo, permanente nella nostra vita, noi dobbiamo continuare a giocare. Cioè la cultura è la modalità attraverso la quale noi continuiamo a giocare per tutta la vita. Molto più sofisticata, se che ha una grande mutevolezza, poi eccetera eccetera, però e questo si lega ad un altro tema del libro, che è come costruire come nella cosa ironica del cosa faremo quando saremo tornati intelligenti, insomma. E dobbiamo appunto capire qual è l'idea di cultura che noi vogliamo avere. Porci questa domanda: ha senso appunto avere un'idea di cultura? Apriamo e subito di nuovo chiudiamo la parentesi sui test di intelligenza, mi sembrava che potesse interessare a qualcuno. E allora leggo anche qui poche righe. Che tipo di intelligenza misurano questi test? Risponde sprezzante Hans Magnus Enzensberger, che insomma bisogna citare quando si fa un libro colto. Si richiedono costantemente prestazioni che trovano il loro campo di allenamento nell'angolo di enigmistica di molti settimanali. In questa rubrica assai seguite non è però questione di quoziente di intelligenza, bensì di un innocuo divertimento inteso come ginnastica mentale o arzigogolare. Lui li stronca. Sì, sì, tu però sei un po' più no, ma non è l'unico. Dialogante. Allora, a me piace, appunto, intanto il libro sostiene proprio che dobbiamo confrontarci con le idee che non condividiamo, per cui spesso ho scelto proprio degli autori, Stephen Jay Gould, per esempio, che aveva criticato fortemente da Bell Curve, quel libro che citavo prima sul razzismo, sullo pseudorazzismo, su quello che era, sui neri, eccetera. Allora, Enzensberger è utilissimo, perché è di una intelligenza, a parte che il tema della stupidità lui l'ha trattato in tanti libri, e anche quello dell'intelligenza, ha scritto un libro sui quozienti di intelligenza, ma ha scritto anche vari libri in cui analizza la stupidità, per esempio un piccolo libro, Josephine e io, si intitola, dove ci sono due che fanno a gara chi ne sa di più della stupidità, un economista e una cantante lirica che si ritrovano ogni martedì a discutere appunto della stupidità. Allora, scelgo Enzensberger perché appunto fa l'errore più interessante, cioè non si rende conto che criticare il quoziente di intelligenza va benissimo, lo fa anche Flynn tra l'altro, perché poi lì ci sono diverse, nel libro almeno due, insomma ne posso citare qua, tentativi di riformare l'idea del quoziente di intelligenza. Che è criticabilissimo proprio nei termini in cui dice Enzensberger, ma nello stesso tempo però l'effetto Flynn è interessante perché misura delle capacità cognitive che prima non c'erano, non erano così sviluppate, a parte insomma leggere, scrivere, far di conto sostanzialmente, se dobbiamo riassumerle, ma soprattutto delle capacità di astrazione che lui fa vedere che sono più importanti proprio nel momento in cui le società si sviluppano e avanzano, e che prima in fondo non servivano. Per esempio non serviva, udite udite, mettersi nei panni degli altri, cioè non c'era la necessità di capire, lui dice nella società contadina in genere, non c'era la necessità come c'è invece nella società cittadina di capire chi è l'altro perché ha delle idee diverse, perché ha uno stile di vita diverso, no? Eccetera eccetera. Quindi queste capacità cognitive, oltre ad essere importantissime di per sé, perché oggi abbiamo un regresso anche in quello, quando parliamo di analfabetismo funzionale, cosa vuol dire? Che la gente sa leggere tecnicamente, non è analfabeta, ma non capisce niente dei testi che legge, per cui il problema è comunque serio e va comunque misurato, bisogna comunque affrontarlo. Però quei test sono comunque preziosissimi. Che cos'è che non funziona in quei test? Una cosa che riguarda strettamente il tema centrale del libro. Cioè si è capito che anche persone con quozienti di intelligenza molto alti, persone diciamo genericamente molto intelligenti, commettono una serie di errori tipici e abbastanza sistematici. Su questo avevamo preparato un giochino che consiste in due slide. Non so se c'è qualcuno
che può farle partire quelle slide che avevamo preparato, mentre Massarenti continua a descrivere questo argomento. Però sì, c'era un giochino che riguarda proprio queste scorciatoie. Poi lo vediamo, intanto vi dico questo. Si tratta, per esempio, della disrazionalità. La disrazionalità è una specie di dislessia della ragione, diciamo, o dell'intelligenza. Cioè, ci sono persone, io faccio un esempio celeberrimo, Conan Doyle ha inventato Sherlock Holmes è un po' il prototipo, no, della razionalità, dell'intelligenza razionale, però credeva nelle fate, ci credeva davvero negli spiriti, credeva che Houdini fosse un vero mago e faceva finta di essere un prestigiatore, credeva in cose assurde, insomma. Per cui il filone interessante è perché persone intelligenti oggi, ma anche nel passato, credono in cose assurde e fanno anche cose assurde. Se vi va, facciamo questo giochino. C'è tutto un filone di studi che parte dagli studi degli anni 50 della razionalità limitata, che ha fatto vincere almeno 4-5 premi Nobel, da Herbert Simon a Kahneman, eccetera, eccetera. E quindi un signore, un allievo di Kahneman, Kahneman è quello che ha scritto il libro Pensieri veloci e Pensieri lenti, no? La stupidità di solito è associata a gente che lenta di comprendonio, no, eccetera, eccetera. In realtà è proprio la velocità che spesso frega le persone intelligenti. Voi provate a rispondere a questa domanda. C'è un refuso nella terza parola, non è una disrazionalità, è solo un refuso. Jack sta corteggiando Ann, ma Ann sta corteggiando George. Jack è sposato, ma George no. Domanda: una persona sposata sta corteggiando una persona non sposata? Provate a rispondere, prendetevi 30 secondi. Le risposte sono sì, no, oppure non abbiamo abbastanza informazioni per rispondere. Altri? Non si vede? Non abbiamo abbastanza occhiali per saperlo. Può avvicinarsi. Vabbè, se vuole glielo ripetiamo. Jack sta corteggiando Ann, ma Ann sta corteggiando George. George è sposato, ma Jack è sposato, ma George no. Una persona sposata, secondo voi, sta corteggiando una persona non sposata? Sì, no? Oppure non possiamo decidere? Quindi molte risposte C. Comunque la prevalenza delle risposte è C. B. C'è una risposta B? Allora, vedete che la risposta giusta è... Vai all'altra slide. Che sì, ovviamente. Quindi nessuna risposta giusta. Qualche B, qualcuno c'era, però la cosa interessante è che ci è voluto un po'. Cioè, non è, quella cosa qui non è una domanda a cui si... Perché è la tipica domanda che, se ci affidiamo al nostro istinto, sbagliamo. Ed è pieno di domande insidiose di questo genere. E notate, la rete, perché internet, messo che sia vero, poi è problematico, ci rende stupidi. Perché è disseminato di mine di questo genere. Io l'ho fatto, ci ho pensato a lungo e ho risposto C, sbagliato, perché la risposta giusta era A, ma ci ho pensato a lungo, perché effettivamente la risposta derivava da un ragionamento un po' più complesso. In realtà la cosa che bisognerebbe fare di fronte a domande di questo genere è prendere un foglio di carta e fare tutte le ipotesi, no? E vedere che è una tipica mentalità analitica, che contrasta con le nostre intuizioni. Allora uno si chiede, ma allora noi esseri umani, che peraltro basiamo quasi tutte le scelte su delle intuizioni, siamo stupidi di natura? Beh, in qualche modo sì, però in realtà no, perché quel tipo di scorciatoie che noi prendiamo dipendono dal fatto che il nostro cervello si è formato non nelle società moderne, ma si è formato quando noi eravamo cacciatori e raccoglitori, e quindi una serie di cose ci servivano. Ci serviva a decidere in frettissima su una serie di questioni, tipo se uno è amico o nemico. Ecco, il razzismo nasce da quello, no? Cioè dal fatto che tu categorizzi le persone perché vuoi sapere se quello ti è simile o no, se può stare nella tua cerchia oppure no. Questi elementi di tribalismo in senso buono sono tuttora presenti nella nostra mente. Se noi però le portiamo, e cos'è successo a un certo punto? Che la
una serie di cose che analizzo nel libro, la rivoluzione scientifica, la rivoluzione, diciamo, democratica degli stati di diritto, e il mercato, anche il mercato è un'altra astrazione, no, eccetera, hanno creato una forma di civiltà che contrasta questi elementi tribali, cioè ci rende appunto civilizzati. Quello che ci può rendere stupidi è il fatto che la rete invece ci spinge verso il tribalismo, cioè guardate la radicalizzazione delle posizioni che trovate, quando vedete nella rete a volte ci sono delle polarizzazioni estreme dei punti di vista, cioè sono proprio delle bande l'una contro l'altra armate, dove vale qualunque tipo di arma dialettica e di insulto, anzi ci sono delle escalation degli insulti, no, eccetera eccetera, perché pensate a Trump, adesso ne parliamo dopo, ma insomma questo genere di insulti cosa sono? Sono un rimarcare l'appartenenza ad una tribù piuttosto che a un'altra, e questo tende a distruggere i valori fondamentali della nostra civiltà. A proposito di Trump, quindi si parla delle bugie blu. Esatto, e qui è lì che volevo arrivare. Allora, bugie blu, noti che nel dare le notizie, no? Quando si parla di Trump contro Harris, per esempio, mai nessuno osserva una cosa, dice, ma si fa una domanda di una semplicità assoluta, ma perché Trump racconta così tante balle? Cioè, vi rendete conto che lui in una sera riesce a dire 50 cose false? Perché lo fa? Cioè, non è una cosa studiata a tavolino. È semplicemente che ci sono alcune bugie che piacciono a certe persone che quindi sono fatte non come le bugie, ci sono le bugie bianche, no, che sono quelle dette per cortesia, no, per non dire una cosa offensiva, fastidiosa a qualcuno che ci abbiamo di fronte, le bugie nere che sono quelle invece, quelle bugie bianche sono altruistiche, quindi diciamo, le bugie nere sono invece quelle in cui tu dici una cosa per imbrogliare, per fare, per guadagnarci qualcosa, quindi sono molto egoistiche. Le altre non sono, sono tendenzialmente a metà strada, altruistiche nel senso che sono altruiste però solo nel tuo gruppo. Cioè sono delle belle trovate per dire guarda noi quanto siamo forti contro questi scemi che invece sono quelli dell'altra tribù. E queste sono le bugie blu. E Trump fa un uso, nel 2016 praticamente ha vinto le elezioni con questo. Cioè, c'era addirittura un contatore del New York Times che contava ogni giorno la quantità di cose assurde che lui diceva. Ma erano tutte cose assurde studiate bene, così come le fake news non è che funzionano tutte. Ce ne sono certi tipi che appunto funzionano molto meglio, sono studiate da esperti di queste cose che fanno in modo che le cose funzionino. Quindi vedete quante insidie ci sono, no, nei confronti della nostra intelligenza. Allora noi che siamo tutti in qualche maniera profilati, diamo noi stessi i nostri dati ai telefonini, alle cose eccetera, è chiaro che siamo molto vulnerabili da questo punto di vista, perché, e poi certe cose ci cacciamo anche noi un po' nei guai, nel senso che non siamo abbastanza accorti a difenderci da quei bias naturali che sono quelli appunto dell'uomo cacciatore raccoglitore. Uno di questi è i bias, sono queste scorciatoie, sì, questi pensieri veloci, sì, esatto, che ci portano a rispondere C invece che A. Insomma. Che sono, diciamo, in positivo delle euristiche, che fanno arrivare prima ad un risultato e quasi sempre funzionano, no? Peraltro non è che dobbiamo buttarle via. Per esempio, il bias più importante è quello della conferma. No, noi vogliamo essere confermati nelle nostre convinzioni. Che non è del tutto sbagliato, no? Cioè non è che dobbiamo buttare, tutte le volte che acquisiamo una nuova informazione dobbiamo buttare via tutto quello che sapevamo prima, però nello stesso tempo se veniamo continuamente, come succede se voi andate in Google e fate delle ricerche, Google sa che siete voi che state continuando a fare questa ricerca, quindi vi dà delle risposte, all'inizio non era così tra l'altro, è diventato così nel corso del tempo, che accompagnano e vi rendono sempre più dogmatici, no? Se voi avete delle forti convinzioni di un certo tipo, verrete riconsolidati continuamente in queste convinzioni e non avrete mai qualche cosa che ve le
le mette in discussione e le falsifica. Ci avviamo alla conclusione e quindi non possiamo non arrivare alla immodesta proposta per tornare intelligenti. Vi faccio un rapido catalogo delle cose di cui non siamo riusciti a parlare, ma che sono contenute in questo ricchissimo libro. Vabbè, sono tante, potrete ritrovare il decalogo del libero pensatore di Bertrand Russell in conclusione del libro, potete trovare molte parti che riguardano la scuola, alcune parti che riguardano l'intelligenza artificiale, quella che l'autore chiama la retrospettiva rosa, cioè il fatto di vedere sempre, un po' legato a quello che dicevamo sulla drammatizzazione del presente, che ha come rovescio della medaglia il fatto che il passato era invece una cosa bellissima e tutta rosa. Va bene, si parla della fondazione Francis Bacon, di cui non so se vuoi dire due parole, ma soprattutto si arriva alla proposta del nuovo umanesimo. Non so se sintetizzo troppo, ma insomma dobbiamo dire nei 5 minuti che ci restano qual è la immodesta proposta per tornare intelligenti. Allora, intanto l'immodesta proposta è il percorso del libro, perché questa sera un po' disordinatamente abbiamo detto un po' di cose, sperando che insomma che alcune che almeno qualcuno comprate il libro, che è chiaro. No, ma però il libro è un esercizio anche di scrittura. La cifra del libro, per evitare di fare il moralista o di fare quello che si mette in cattedra, è una cifra ironica, cioè il libro ha uno stile molto ironico, un po' alla Voltaire, adesso insomma, per dirla, Voltaire peraltro citato anche più volte, no? Eccetera eccetera, però l'idea è sempre quella: ma mi sta dicendo proprio come stanno le cose, insomma, e poi il lettore mano a mano deve fare un esercizio per capire come si procede, finché si arriva appunto alla disrazionalità, al fatto che si può misurare questa disrazionalità, non l'abbiamo detto, ma uno dei tentativi di riforma del quoziente di intelligenza è proprio quello, misurare tutti quei casi in cui c'è quel fenomeno lì. Ci cascano i migliori studenti di Harvard e delle migliori università americane, in questi questi test tipo quello che abbiamo fatto stasera, quindi non preoccupatevi se avete detto sbagliato, perché anzi riguardano proprio l'intelligenza, cioè il tipo di errori che si fanno quando si è molto intelligenti. E poi c'è alla fine ci sono due cose fondamentali, la stoltezza, che è il vizio di essere stupidi, cioè quindi cioè mentre essere stupidi non è una colpa, siamo tutti diciamo di base, la nostra natura, o essere ignoranti non è una colpa, semplicemente è una cosa naturale che poi si cerca in qualche modo di superare, ma la stoltezza è invece il vizio della stupidità, cioè è crogiolarsi, ostilità o cecità per i valori cognitivi. Esatto, per i valori cognitivi, non a caso, perché i valori cognitivi sono importanti ed è un motivo per cui anche si bisognava difendere anche il quoziente di intelligenza precedente. Non che gli altri valori non siano importanti, però i valori cognitivi sono quelli socialmente più valorizzati in assoluto in tutte le società. È inutile che facciamo finta di dire non è bravo in matematica, non è bravo in italiano, però tanto è tanto bravo a giocare a pallone. Ma se diventa un campione del pallone va bene, se invece è bravo in matematica e in italiano può fare miliardi di altre cose e verranno apprezzate socialmente. Quindi insomma qui cerco di togliere un po', di scrostare anche un po' di ipocrisia che c'è in certe idee, in questa idea della pluralità delle intelligenze. Insomma, le intelligenze più importanti sappiamo quali sono, è inutile che facciamo finta di non saperlo. Quindi bene che le scuole mettano in atto tutto questo. Comunque, per tornare intelligenti, poi c'è il solito James Flynn, che nell'ultima parte della sua vita ha smascherato il politically correct in un libro intitolato significativamente un libro troppo pericoloso per essere pubblicato. Infatti non glielo volevano assolutamente pubblicare, se l'è pubblicato per conto suo, poi lui è mancato un paio d'anni fa, ma insomma è stato il suo ultimo libro. Ma in questo libro e anche in libri precedenti ha costruito un test del pensiero critico con 20 concetti chiave che dovrebbero appunto essere il bagaglio minimo del buon cittadino per non essere alla mercé di tutte le trappolone di cui vi dicevo prima, insomma, di tutte le trappole cognitive per cui il nostro cervello è un po' disarmato, perché proprio si accarezzano proprio le nostre capacità di base quando ci si pongono queste trappole, la rete è quello. Quindi insomma,
Aggiungo un altro elemento, è una idea di cultura in cui non solo ci sono questi 20 concetti, ma dobbiamo anche recuperare l'idea che dobbiamo capire qual è il corpus delle conoscenze e dei metodi e soprattutto degli strumenti, che comunque sono quelli lì, quelli di cui dicevo prima, che vanno trasmessi di generazione in generazione. E un po' la bussola l'abbiamo persa su questo, noi non sappiamo bene, cioè andiamo un po' a casaccio, insomma, abbiamo programmi vecchi, antichi, non si sono aggiornati rispetto alle grandi scoperte delle scienze cognitive, che ci fanno capire anche che a certa età è bene insegnare una cosa, a una certa età è bene insegnare un'altra, che magari è meglio da piccolo insegnare e non la matematica della certezza, ma quella dell'incertezza, insegnare la probabilità, che è uno di quegli strumenti fondamentali e su cui si basa tutta l'intelligenza artificiale e su cui c'è tutto un capitolo anche sulla sua eventuale stupidità, insomma, che fa parte del libro. Ecco, questi sono un po' gli elementi che io cerco di disegnare alla fine, per dove poi la cosa da cui bisogna guardarsi è certa cattiva filosofia che è imperversa, che porta delle forme di relativismo estremo ed è fortemente legata alla cancel culture, alla political correct, che è il postmodernismo, lo dico senza fare giri di frasi, una forma di relativismo autocontraddittorio dei livelli pazzeschi, recuperare l'idea che i fatti contano, cioè che le opinioni corrette sono quelle che hanno una base fattuale più solida di quelle degli altri, che appunto non bisogna crogiolarsi nell'idea che tutto è equivalente, insomma, come invece purtroppo stanno facendo le migliori università americane e in parte anche quelle italiane. Per fortuna non ha attecchito nella maniera così radicale in Italia, quindi qualche cosa, qualche speranza di... La bellezza e la sfida dell'intelligenza le descrive José Ortega y Gasset, l'uomo di senno si mantiene sempre a un passo dall'essere stolto, si dà perciò da fare per sottrarsi alla follia che lo tallona. Egli vede sempre aperto sotto i suoi piedi l'insondabile abisso della stoltezza. Quindi teniamoci lontani dall'abisso e buonanotte. Grazie di aver seguito Come siamo diventati stupidi, una immodesta proposta per tornare intelligenti di Armando Massarenti. Grazie.